ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia di cui nei giorni io introduco il libro che vi invito a leggere, perché è veramente un libro di estremo interesse e ripercorre un po' tutta la storia con aneddoti anche sconosciuti ai più, che permettono di arricchirci, anche di capire un po' meglio quello che appena adesso diceva Beppe, ovvero che il ciclismo è fatto di rapporti umani. È stato definito è un malloppo, no? E a un centro culturale a Milano l'ho presentato, ha fatto parecchie presentazioni, perché questa è la nuova edizione che va da fine 800, quando è nata la bicicletta, al 2017, quindi c'è tutto sino al Giro di Lombardia di Nibali dell'anno scorso. È un libro di peso, il mio, ma nel senso che è stato pesato e pesa 1,8 kg. Pistola, se di notte inseguito spara e c'entra ogni parte. Beppe Conti ha presentato qui al Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino La grande storia del ciclismo, pubblicato da Graffò. Buonasera signor Conti. Buonasera. Questo è un libro sulla grande storia del ciclismo, sì. Che però mi sembra di capire contiene tantissimi aneddoti sul ciclismo, certo. Nella sua storia. Chissà se ce ne può accennare uno velocemente. Ma parlando del ciclismo storico, leggendario, glorioso di un tempo, io parlo anche del mitico passaggio della borraccia, no? Coppie Bartali che si scambiano questa borraccia, chi l'ha data a chi? E allora Bartali mi diceva sempre, da che parte stai? Se stai dalla parte di Coppi ti dico che Coppi l'ha data a me, così sei contento, no? In realtà nel libro racconto che sembra sia stata una foto fatta ad arte da un fotografo che doveva fare la copertina dello Sport Illustrato, la rivista che allora era veramente la più bella del ciclismo e dello sport, e allora ha fatto fare i due il passaggio della borraccia, quindi sembra sia una foto fatta ad arte, ma accadde in quel tour del 52 una cosa molto più importante il giorno dopo, perché lì la passione della borraccia venne nella tappa di Sestriere su Galibier, ma il giorno dopo verso Monte Carlo Coppi forò, era maglia gialla e Bartali si fermò, gli passò la ruota, quindi fu molto più importante il passaggio di una ruota che il passaggio della borraccia, e c'è nel libro questo fatto, Bartali che diede la ruota a Coppi e Coppi vinse quel tour. Perfetto, grazie. È un piacere. Già si racconta che qualcuno ha tradito